Oggi confronto tra il nuovo Autel Lite Plus e il DJI Air 2S. Ciao amici del tubo, benvenuti o bentornati qui sul canale. Oggi facciamo un confronto tra il nuovo Autel Lite Plus e il DJI Air 2S. Partiamo col dire che l'Autel Lite è in due versioni. Questa è quella che costa un po' di più, è il Lite Plus. Cosa lo differenzia dal Lite base? Solamente la camera, il resto è tutto uguale. Camera con sensore da un pollice, 20 megapixel, risoluzione video fino a 6K 30 frame per secondo. Ma andiamo con ordine, oggi davvero confronteremo totalmente questi due droni. Prima di cominciare vi invito, come faccio sempre, a iscrivervi al mio canale se ancora non fate parte della mia comunità che sta crescendo e vi ringrazio per questo. Procediamo. La prima differenza la state già vedendo, le dimensioni e anche il peso. Il nostro Lite Plus pesa 835 grammi, l'Air 2S pesa 595 grammi. Questo vuol dire 240 grammi di differenza, è come se noi su questo ci appoggiassimo su un Mini 2. Capite bene che questo è un fattore determinante anche nella scelta del drone. Questo drone come peso è molto più vicino al Mavic 3. Il confronto di oggi è proprio legato al fatto che questi due droni però da un punto di vista video hanno un sensore identico da un pollice. In termini di misura, il Lite misura 21 cm di lunghezza per 12,3 x 9,5 di altezza. Sto parlando da chiuso. Per quanto riguarda l'Air 2S, 18 contro 9,7 contro 7,7 cm di altezza, è qui da vedere. Andiamo ad aprire il nostro Lite Plus. Anche qui le cose cambiano di molto. In questo caso già a livello di diagonale è molto meno. Parliamo della batteria, quella del Lite Plus è molto grande rispetto a quella dell'Air 2S. Sono comunque tutte e due batterie LiPo 3S. Questa, che è più grande, garantisce 40 minuti di volo, quella del DJI Air 2S 31 minuti. Tasto di accensione del drone, qui abbiamo questi 4 LED che ci indicano anche lo stato della batteria. Per quanto riguarda invece il Lite Plus, abbiamo i LED in questa posizione attorno al tasto principale. Lato sensori, tutti e due questi droni hanno i sensori in tre direzioni, avanti, indietro e sotto, li vediamo bene qua. Nel Lite sono sensori binoculari e il Vision System nella parte sottostante. Lo stesso vale per l'Air 2S, avanti, dietro e sotto. Nel caso dell'Air 2S però abbiamo, ed è stata l'evoluzione rispetto al Mavic Air 2, due sensori in più in questa posizione. Questo ci garantisce, e l'ho testato, è davvero così, anche di rilevare degli ostacoli che si trovano sopra. È molto importante perché in caso parta l'RTH, quando ci troviamo magari sotto un ponte o magari sotto una costruzione perché perdiamo il segnale, questo ci evita di andare a sbattere. Per quanto riguarda il Lite Plus, non ha i sensori sopra, ha comunque un angolo di 88 gradi. In parte, anche in questo caso, bisognerebbe fare dei test, vengono rilevate delle superfici sopra di noi, soprattutto se sono anche nella parte frontale rispetto al drone, non proprio perpendicolari. Parliamo di resistenza al vento, livello 7 per l'Autel Lite contro un livello 5, quindi 38 km orari per il nostro Air 2S. Ha quasi un anno di differenza l'Autel Lite, che è appena uscito, rispetto all'Air 2S che è uscito nell'aprile del 2021. Per quanto riguarda le eliche, entrambi hanno eliche a sgancio rapido. Questa cosa è un pochino ormai un must su tutti i droni non inoffensivi. Le eliche a sgancio rapido sono davvero facilissime da mettere e da togliere. Un altro aspetto fondamentale per quanto riguarda il volo con i droni è la qualità della trasmissione tra drone e radiocomando. Questa ci permette di volare in sicurezza, non solo di volare più lontano. Per quanto riguarda l'Air 2S, ha Locus Sync 3.0, anche se il radiocomando
che abbiamo è un Hocus Sync 2.0, quindi diciamo che la verità sta nel mezzo, è una mezza Hocus Sync 3.0. Viene data per 12 km in FCC mode e in C mode, dove i segnali sono meno potenti per legge, 8 km. In realtà sappiamo che non è così, questi dati sono dati in ambiente completamente privo di disturbi e di interferenze. L'Autel, ve lo dico già, ha tutt'altra connessione, molto più prestante. Si chiama Autel Skylink, funziona su 3 bande di frequenze, non su 2 come l'Air 2S. L'Air 2S va sulla 2.4 e la 5.8. Qui in più abbiamo anche la 5.2. Risultato: 12 km in FCC mode e circa 6-7 in CE mode. Questo è il dichiarato, ma vi assicuro che è molto più prestante rispetto all'Air 2S, perché gli 8 km che danno non sono reali. Entrambi i droni hanno 3 velocità: la Sport Mode 19 metri al secondo, la velocità cinematografica 5 metri al secondo e poi la velocità norma, la velocità intermedia. Per quanto riguarda l'Air 2S è più veloce, 15 metri al secondo, rispetto all'Autel Lite che ha 10 metri al secondo. Credo che la velocità normal 10 metri al secondo sia più indicata in generale per le riprese. Tutti e due questi droni hanno una memoria interna che è comodissima quando ci dimentichiamo, come capita spesso e volentieri anche a me di mettere la scheda micro SD. L'Autel ha 6 GB di memoria interna e il nostro DJI Air 2S ha 8 GB di memoria interna. Passiamo poi al lato camera. Tutte e due hanno un sensore da 1 pollice. Per quanto riguarda l'Air 2S, sensore di 20 megapixel, f2.8, ISO in auto fino a 3200, ISO in manuale fino a 6400. Per quanto riguarda il comparto fotografico, in manuale possiamo spingerci fino a 12800 ISO, anche se lì davvero abbiamo problematiche legate al rumore. Per quanto riguarda invece la camera, che è in metallo, del nostro Autel Lite nella versione Plus, anche qui sensore da 20 megapixel, però con questa abbiamo 6K 30 frame per secondo e soprattutto, questo è il grande vantaggio, l'apertura variabile da f2.8 a f11 come ce l'ha anche il Mavic 3. Nella versione base sensore da 0,78 pollici, non da 1, fino a 50 megapixel, solo fino a 4K 60 frame per secondo. Ritorno video, le immagini che vediamo sul nostro smartphone. Per quanto riguarda l'Air 2 abbiamo un ritorno video in 1080p, qui invece nell'Autel ritorno video 2,7K, quindi un ritorno video molto più prestante. Per quanto riguarda gli schermi negli smartphone, in realtà non notiamo poi chissà che differenza, diverso se noi mandiamo le nostre riprese a un monitor esterno. Vi ho parlato della memoria interna, ovviamente poi abbiamo la possibilità di mettere una scheda SD nel caso dell'Autel Lite qui e nel caso del nostro DJI Air 2S qui. Schede che possono arrivare in entrambi i casi fino a 256 GB. Tutti e due questi droni hanno uno zoom digitale. Per quanto riguarda l'Air 2S arriva fino al 4x in 4K, l'8x in 1080p. Nel caso invece dell'Autel Evo Lite abbiamo uno zoom di 16x. Andiamo a vedere i due radiocomandi. Questo somiglia a quello di una console da gioco tipo PlayStation. Volare con questo radiocomando dà una buona sensazione, un buon feeling. Vi dico la verità, però io preferisco il radiocomando della DJI anche solo per il selettore fisico, con cui in maniera semplice possiamo passare da una modalità di volo all'altra. Qui non abbiamo un selettore del genere. Per quanto riguarda anche il posizionamento degli stick, ritengo che sia migliore questo sotto della DJI, posizionamento che ci permette, quando dobbiamo mettere il radiocomando nelle nostre borse, di non avere lo spessore in più. Qui invece è stata trovata un escamotage qui dietro, ma non mi piace più di tanto, vi dico la verità. Vi ricordo che le applicazioni, la DJI Fly App dell'Air 2S e l'Autel Sky del Lite, ma anche del Nano, permettono di regolare la risposta degli stick, per cui noi possiamo personalizzarci. Possiamo quindi andare a regolarci la sensibilità degli stick come vogliamo. Questa è una cosa positiva che c'è per entrambi questi droni. La qualità costruttiva di entrambi questi droni è ottima, sono davvero due droni fantastici. E siamo arrivati al momento
di parlare di una cosa che è importantissima, ragazzi, ed è il prezzo. La versione base dell'Air 2S costa 999 euro prezzo pieno. La versione base dell'Air base è 1249, mentre invece questa versione, che vi ho detto cambia solamente la camera, è 1549 euro. Stiamo parlando di una volta e mezza l'Air 2S. Per quanto riguarda invece le versioni combo hanno la borsa, tre batterie, un set di eliche in più e i filtri ND. L'Air 2S costa 1309 euro, il Lite Base Premium, e questo è il nome di Autel della versione combo Premium, viene 1349 euro, quindi 100 euro, solamente 100 euro in più rispetto alla versione non premium, mentre invece il Lite Plus Premium viene 1649 euro, anche lì 100 euro in più rispetto alla versione non premium. Differenze di costo ci sono, soprattutto è più accentuata nel modello base rispetto al modello accessoriato. Vi dico adesso cosa penso io rispetto a questi due droni. Da un punto di vista qualità prezzo, io preferisco l'Air 2S, soprattutto per le dimensioni contenute, per il discorso dell'affidabilità dell'applicazione DJI Fly che utilizzo da tempo. È troppa la differenza, secondo me, a livello di costo, soprattutto sulla versione base, tra questi due droni. Si fa pagare il fatto che con questa camera noi abbiamo l'apertura variabile. Però secondo me, da un punto di vista rapporto qualità-prezzo, l'Air 2S vince la grande. Dove vince l'Aute? Per chi invece vuole fare uno step in più a livello magari professionale. Il sensore da un pollice, insieme alla funzione che ha in più questo drone che si chiama Night Mode, c'è una Night Mode standard, una Night Mode normale e una Super Night Mode, in cui questo drone può addirittura arrivare fino a 48.000 ISO, e tramite un algoritmo che si chiama Moonlight le immagini che risultano sono quasi assenti di rumore, pur avendo utilizzato magari in alcune condizioni gli ISO molto alti. Altra cosa su cui vince alla grande, e questo vale in generale per tutti i droni dell'Autel, il Lite Plus, è la trasmissione. La trasmissione video è migliore sul Lite, non si hanno lag video neanche a una certa distanza. Per quanto riguarda il nostro Air 2S, non fa quello che promettono le specifiche, col cavolo che arriviamo a 2,5 km, 3 km in CMOD. Non si arriva. Vi ricordo che comunque in Italia abbiamo limite del volo a vista e nessuno ha gli occhi di falco per vedere il drone a 2 km. Detto ciò, stiamo confrontando il segnale di trasmissione e questo è quello che io posso dirvi in merito ai miei test. Ritengo quindi che l'Air 2S sia la scelta migliore per chi vuole un drone comunque che pesa poco, ha un'ottima camera e in notturna si difende alla grande. L'Autel Lite Plus è più indicato per un ambito semi professionale o per chi comunque vuole avere una marcia in più nelle riprese in notturna e un segnale migliore rispetto di quello che è l'Air 2S, soprattutto in scenari urbani, quindi professionisti che hanno la possibilità di volare in scenario urbano perché hanno tutti i permessi necessari al volo. Molto bella la colorazione arancione in generale dei droni dell'Autel, anche se l'Air 2 è davvero ben costruito. Sul discorso rilevamento ostacoli, alla fin fine sono lì, non fate mai affidamento totale ai sensori di rilevamento ostacoli, ragazzi, perché né questo sono paragonabili allo Skydio, ok? Andate a vedere i miei video sullo Skydio, anche la comparazione tra l'Autel Evo 8K e lo Skydio, e capirete quello che vi sto dicendo. Poi in ambito professionale c'è anche il discorso che questo drone, il Lite, ha la possibilità di avere l'apertura variabile e soprattutto in fotografia può servire molto. Vi ricordo che se anche prendete il Lite potete fare il cambio della camera, se magari dopo un anno, due anni sentite l'esigenza di passare la camera 6K, lo potete fare. In descrizione trovate il link per l'acquisto, se acquistate da questi link uno di questi due droni ovviamente aiutate il mio canale. In descrizione trovate un coupon che mi ha concesso Droni Sport per l'acquisto del Lite Plus
Premium, quindi la versione da 1649 euro. Inserendo questo coupon avrete in regalo la felpa personalizzata. Dopo l'acquisto vi verrà mandata una mail dove dovrete inserire taglia e il nome. Spero che questa recensione vi sia stata utile, questo confronto tra due droni che comunque presentano alcune grosse differenze a partire dal peso e a partire dal prezzo. Io vi saluto, vi invito a iscrivervi qui sul canale, seguirmi sui social. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!